Meteo permettendo, inizia domani nelle Marche la stagione estiva 2021. Qualche settimana fa la giunta regionale aveva annunciato la possibilità per gli stabilimenti balneari di aprire le spiagge a partire dal 1° maggio, in anticipo rispetto ad altre regioni. Pronti a partire quindi anche gli operatori pesaresi, che sperano nel bel tempo per vedere i primi movimenti in spiaggia. È una bella opportunità poter aprire il 1° maggio, e perché comunque si dà una risposta importante alle persone che comunque vogliono stare all'aria aperta, avere dei servizi, avere una accessibilità alle spiagge in maniera più comoda. Pesaro si è preparata, magari non tutti gli stabilimenti sono aperti, ma tanti lo fanno, soprattutto sulle strutture di accoglienza per la ristorazione, bar, e comunque poter dare anche un minimo di servizio sulla spiaggia. Il fatto dell'installazione degli ombrelloni prevede tutta una serie di passaggi che proprio per una questione temporale ancora non siamo riusciti a fare. Molti di noi hanno spianato le spiagge con le ruspe da pochi giorni, magari chi non ha ancora gli ombrelloni che non servono, sicuramente i lettini. Ieri, come CNA Balneari Marche, ci siamo incontrati in call, ancora incontrati virtualmente, con l'assessore Stefano Aguzzi. Da parte dell'assessore c'è stata la massima disponibilità a dare l'opportunità di lavorare a tutti quanti, lavoratori stagionali, lavoratori annuali, soprattutto anche qui parliamo della somministrazione di alimenti e bevande, della ristorazione e del bar. I protocolli di sicurezza sì, sono stati confermati quelli dell'anno scorso, quindi distanziamento personale, misure, mascherine nelle aree comuni, e diciamo grosso modo sono tutte le stesse situazioni. Ancora fermi invece gli hotel e le strutture ricettive. Per il presidente degli albergatori pesaresi, Fabrizio Oliva, bisognerà attendere i mesi cardine dell'estate, luglio-agosto, per riscontrare un numero valido di presenze sul territorio. Per gli alberghi purtroppo non cambia niente, infatti noi abbiamo un weekend con gli alberghi chiusi come alla fine di marzo. Questo fine settimana ci sono 5 strutture annuali aperte per il weekend, poi un paio riaprono annuali la prossima settimana, e quindi arriveremo a 7 strutture, ma come dicevo prima non c'è ombra di apertura di stagionali. Direi che la situazione è peggiorata, perché questa situazione del coprifuoco fa sì che ancora arrivano una tantissime richieste di informazioni preventivi, ma non arrivano le conferme, e quindi sono in attesa, magari confermano i preventivi ma non mandano le caparre, e quindi non confermano i soggiorni, e quindi noi siamo in attesa. Penso che molti alberghi stagionali, quasi tutti gli alberghi stagionali, aprono a fine maggio e nella prima decade di giugno, e quindi ci sarà un ritardo sulla stagione anche quest'anno.